Le lettere personali della principessa del Galles sono state scritte durante gli ultimi 2 anni della sua vita e giovedì sono state messe all'asta in Cornovaglia. Una notevole collezione di lettere personali di Diana, principessa del Galles, è stata messa all'asta questa settimana presso i Leigh Auctioneers di Penzance. Le lettere intime, scritte tra l'estate del 1995 e la primavera del 1997, sono state vendute per 161.000 sterline. Appartenevano a Susie e Tarek Kassem, che erano molto amici della defunta principessa e avevano custodito le lettere per oltre 25 anni. Susie e Tarek, ormai settantenni, hanno detto di non voler trasferire la responsabilità di possedere questi toccanti documenti ai propri figli o nipoti, quindi hanno deciso di venderli e utilizzare parte dei proventi della vendita per sostenere alcuni dei enti di beneficenza che erano vicini al cuore di Susie e Diana. Ci sono 32 lettere e note in cui Diana ha raccontato la sua aspra e pubblica separazione dall'allora principe Carlo. Ha descritto le trattative sull'accordo di divorzio, dicendo che l'aveva lasciata in ginocchio. In uno, la principessa descrive come fossero diventate le cose disperate e brutte e che, se avesse saputo cosa sarebbe successo, non avrebbe mai acconsentito al divorzio. In un altro, rivela il suo desiderio di una calma post-divorzio, scrivendo, «Mi supererò se rimango qui». Susie era diventata una stretta confidente di Diana negli ultimi 2 anni della sua vita. Si sono incontrati al Royal Brompton Hospital nel 1995 e la coppia si è subito innamorata. Una lettera che la principessa scrisse alla sua cara amica nel dicembre 1996 fu la più preziosa all'asta. La principessa ha scritto la nota solo 8 mesi prima di essere uccisa in un incidente d'auto a Parigi.